Video recensione di Astro Force versione finale è una homebrew per Sega Master System. Sul mio canale trovate i long play di questa versione finale e anche della versione 1.03, anche se non ho trovato grandissime differenze. Per quanto riguarda la copertina, voi potreste trovarne anche una diversa, ma sapete, nel campo degli homebrew le copertine possono variare. Anno 2084, un'astronave sconosciuta apparsa dallo spazio inizia a bombardare l'intera superficie del pianeta Terra. I nemici stanno invadendo e distruggendo il nostro pianeta. Dobbiamo difenderlo ora. Utilizzeremo la nostra arma segreta più potente, la Spaceship TX-1889W Advanced Tactical Fighter. È l'ultima speranza per l'umanità. Andiamo a distruggerli tutti. Astro Force è uno sparatutto a scorrimento verticale per un solo giocatore. E ritengo che sia un prodotto homebrew veramente ben fatto. Il gioco è composto da 7 livelli, ognuno con boss di fine livello e boss di metà livello, tranne il primo. Al primo schema manca il boss di metà livello. E poi c'è anche un ulteriore boss finale, un'ulteriore battaglia finale. Vi è la possibilità di intraprendere una partita a livello facile o difficile e si può anche aumentare il numero di vite fino a 6, adesso ne ho 3. Le vite sono rappresentate da quei cuoricini in alto a destra. I comandi prevedono, oltre all'ovvia possibilità di spostare il nostro mezzo spaziale, un tasto per il fuoco verticale e un tasto per il fuoco orizzontale. È una soluzione interessante in quanto il giocatore può scegliere, in base alla situazione in cui si trova, qual è il miglior tipo di fuoco da utilizzare. Non è però possibile utilizzarli tutti e due simultaneamente. Uccidendo i nemici, ogni tanto compariranno dei bonus, dei power-up, le P per il potenziamento dello sparo, power, le S per la velocità e poi un altro che è rappresentato da delle F. Ogni livello ha un tema particolare e ben caratterizzato, così come i nemici che sono vari. Questo livello, per esempio, ha uno scorrimento interessante. A volte lo sfondo procede in diagonale verso il basso, verso sinistra, altre volte verso destra e confonde un po' il giocatore. Altri sono più classici, altri ancora prevedono una tempesta di meteoriti. In altri ci sono degli ostacoli, delle zone che bloccano i nostri missili, eccetera, eccetera. Trovo che il sonoro sia veramente ben realizzato per quello che riguarda le musiche. Invece gli effetti sonori hanno un volume troppo basso e si sentono quasi a stento. La grafica presenta un dettaglio medio, però offre un buon numero di sprite contemporaneamente a video e è capace di creare degli effetti grafici interessanti. Oltre a qualche distorsione del fondale, come possiamo vedere in questo momento, ci sono almeno due stage che presentano 3 livelli di parallasse. Ve ne mostro uno. Ecco, guardate qui, abbiamo 3 livelli di parallasse verticali, in più ci sono questi nastri azzurrini che scorrono in orizzontale e quella corda, quella striscia gialla in centro che procede verso l'alto. E intanto ci sono i nemici e i loro proiettili. Beh, signori, questo è un risultato eccellente. Stiamo parlando di un Sega Master System. E a proposito della varietà e della caratterizzazione di ogni livello, che vi ho accennato prima, è interessante notare come quei nastri azzurrini, che abbiamo visto poco fa, tendono a spostare la nostra astronave. Il nostro mezzo spaziale risponde bene
ai comandi impartiti dal giocatore e ritengo che sia arrivato il momento di valutare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questa Homebrew. Aspetti positivi: ottima realizzazione tecnica, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista sonoro. Peccato per gli effetti, che nella maggior parte dei casi hanno un volume troppo basso. Pregevole il fatto di poter giocare a uno sparatutto che presenta una cospicua presenza di nemici e di sprite a video. Meraviglioso il fuoco automatico, infatti possiamo tenere premuto il pulsante e la nostra astronave continua a sparare. Grandissima varietà di nemici e di situazioni presenti nei livelli, che sono ben caratterizzati ed ognuno presenta una particolarità, come questo che ha la tempesta di meteoriti, quello che abbiamo visto prima che ha i nastri trasportatori che spostano l'astronave, quello con i vulcani che presenta zone che bloccano i nostri colpi, eccetera eccetera. Assolutamente lodevole la presenza di tanti boss, quasi tutti realizzati benissimo. Interessantissima la possibilità di scegliere fra un fuoco verticale e uno quasi orizzontale in base al tasto premuto sul controller. E per ultimo, ma non certo per importanza, ottima risposta ai comandi. Caratteristiche che secondo me sono negative: impossibilità di giocare in due, e secondo me in uno sparatutto scorrimento verticale la possibilità di giocare con un amico è sempre un valore aggiunto. Peccato che qui manchi. Il gioco ha una difficoltà molto alta per le mie capacità. Considerate che io non sono molto bravo con questo genere di videogiochi, però ho realizzato il long play a livello facile e ho avuto parecchie difficoltà. Il sistema di potenziamento con i vari power up è sicuramente positivo, però non c'è la possibilità di scegliere fra diversi tipi di fuoco e poi non c'è tanto da potenziare. Una volta che abbiamo preso due o tre power up relativi a una caratteristica, siamo già al massimo. E questa cosa non mi ha soddisfatto in pieno. Il bilanciamento della difficoltà non è stato implementato nel migliore dei modi. Potremmo infatti trovare, per esempio, il boss del terzo schema più facile di quello del primo. Infine, si può dire che il gioco, nonostante i suoi 7 livelli più un ulteriore boss finale, dura circa 25 minuti. Non è tantissimo, non è poco, ma non è nemmeno tantissimo. Il mio parere finale è che sia senz'altro un videogioco divertente, positivo, ben programmato e consigliabile ad ogni amante degli sparatutto. Non è un super capolavoro, però il lavoro svolto è degno di complimenti. Informazione di servizio: alcune versioni precedenti a questa hanno soltanto 6 schemi. Vi lascio la mia votazione finale ricordandovi un like e un'iscrizione al mio canale.